Un saluto a tutti i telespettatori dall'estadio Beira Rio di Porto Alegre, lo stadio di casa dell'Internazionale. La partita di oggi è tra Italia e Francia. Un saluto da Fabio Caresse e da Luca Marchegiani, che mi affiancherà per il commento tecnico. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. Ed è arrivato il momento dell'inno nazionale. Adesso ascoltiamo l'inno della squadra avversaria. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. Donnarumma difenderà i pali. Bonucci, Alessio Romagnoli, Chiellini, Marco Verratti, Parolo, Jorginho, Darmian, De Sciglio, Lorenzo Insigne, Balotelli. Dunque, calcio d'inizio. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Secondo me, Antoine Griezmann. Un'ala che ama centrarsi e inserirsi in area, sfruttando la sua grande velocità. Tra l'altro, ultimamente si sta specializzando anche nel ruolo di seconda o addirittura prima punta. E questo gli permette di segnare tanti gol. Sì, sì, di sicuro la difesa avversaria lo teme e cercherà in tutti i modi di complicargli la vita. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Matuidi. Pogba. Sulla destra. Interessante azione sulla fascia destra. Si libera la grande, ci mette il piede e conquista il pallone. Darmian. Lorenzo Insigne riceve il passaggio e passa e trova il compagno. Matuidi effettua un traversone dalla tre quarti. Prova Matuidi. Matuidi ha provato l'azione individuale senza successo, però passaggio sulla destra. Lorenzo Insigne riceve un bel pallone. Balotelli con una grande giocata. Bel colpo di testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa.
La Francia comincia malissimo la gara. Appoggia il pallone largo con eleganza. Prova il filtrante. Vuole la profondità. Tocco preciso. Tenta la conclusione. Supera la linea. Gol! Davanti alla porta. Tutto solo. Non poteva sbagliare. La difesa si è dimenticata completamente di lui. Si riparte di nuovo in parità. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Se ne va, cross di De Sciglio. Prova il traversone. Insigne vince il duello fisico e fa su il pallone. Rafael Varane. Giroud la gioca a sinistra. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Umtiti. Giroud. Matuidi. La mette sulla sinistra. Balotelli. Pallone troppo profondo, se ne va oltre la linea. Pogba. Matuidi. Balotelli. Parolo. Darmian. Cross di Darmian. Lorenzo Insigne. Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Pogba. E se n'è andato il primo quarto d'ora. Giroud. Allarga il gioco a destra. Alessio Romagnoli. Parolo. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Passaggio in avanti. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Bonucci cerca la profondità. Rafael Varane. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. De Sciglio. E la difesa riesce ad allontanare. Chiellini. Ci mette il piede. Parolo. Alessio Romagnoli. Chiellini. De Sciglio. Jorginho. Parolo. C'è Lorenzo Insigne. Hanno tenuto a lungo il pallone cercando lo spiraglio per andare in porta. Gli avversari però hanno fatto buona guardia chiudendo gli spazi. Insigne. Rafael Varane. Umtiti. C'è spazio per calciare. Bella parata. Che grande parata.
qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Respinta della difesa. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Pogba allarga sulla fascia. De Sciglio riconquista la palla. Jorginho. Darmian. Cross di Darmian. Darmian. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Parolo. Ci prova il volo, ma non è fortunato. Ha colpito benissimo la palla. Fosse stato un po' più preciso, sarebbe entrata. Marco Verratti. Di forza. Ha provato a fare tutto da solo. La sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Pogba. Cerca la profondità, sulla fascia. Chiellini la mette in mezzo, da lontano. Parolo. C'è Lorenzo Insigne. Riceve un pallone interessante. E passa. Giroud. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Matuidi la gioca sulla destra. Pallone morbido verso la fascia. E il portiere la fa sua. Prova un traversone dalla tre quarti. E non ci può arrivare. Pogba. Griezmann. Occasione. Autogol. Ma cosa fa? Beh, l'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Un mix di circostanze sfavorevoli in questo autogol. La partita però rimane aperta e tutta da vivere. A volte in partite come queste serve un pizzico di fortuna. Non c'erano abbastanza uomini in area di rigore. Doveva aspettare ancora prima di mettere il cross. Ci mette il fisico e conquista il pallone. C'è fallo. Ecco Griezmann. Ci prova di nuovo. Va sul rimbalzo. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Non è andato lontano dalla rete. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Insigne. Il controllo non è stato impeccabile, per questo ha perso la palla. Prova a verticalizzare.
Giroud prova a crossare da tre quarti. Palla in profondità sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. Intervento al limite. Mi è sembrato regolare. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Balotelli decide di provare la giocata individuale. Occhio perché ci prova. E qui il portiere ha tolto dall'angolo un gol praticamente già fatto. Effettua un cross dalla tre quarti. Matuidi. Bella apertura. Prova a metterla subito in aria. Balotelli. È stato un bel primo tempo. È stato un brutto primo tempo. Anche l'incredibile autogol che c'è stato. Speriamo per loro che nel secondo tempo le cose migliorino. Partiti, è iniziato il secondo tempo. L'Italia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Marco Verratti, lungo passaggio in avanti. Griezmann. Marco Verratti. Griezmann cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Grande movimento nello spazio. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Decide di sfruttare la fascia. Prova a tagliare sul secondo palo. Difficile arrivare su un traversone del genere. Matuidi. Griezmann. Butta in mezzo. Prova la giocata nello spazio. Riceve in ottima posizione. Si libera alla grande. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. C'è Lorenzo Insigne. Balotelli. Rafael Varane. Con il fallo. Jorginho. E trova bene il compagno. Attenzione! Lorenzo Insigne tenta il cross. Non è riuscito a buttarla dentro. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Cross di Lorenzo Insigne.
cerca il tiro. Balotelli con una grande giocata. Una grande reazione. Ora la partita si fa ancora più interessante. Un gol bellissimo da manuale. Parità ancora. Questa squadra non muore mai. Questa è una partita in cui non è facile creare occasioni da gol, ma lui ce l'ha fatta, e come? Se ne va. De Sciglio prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Balotelli. C'è Lorenzo Insigne. Provano a partire in velocità. Parolo. C'è spazio per calciare. Cross di Darmian. Se la cava la difesa, allontana la palla. Spazza via. Verratti. Può andare. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. E poteva segnare anche stavolta. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Palla larga in profondità. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Balotelli. La Francia ha portato tanti uomini nella propria area di rigore. Credo siano stanchi di subire questo continuo bombardamento aereo. Avere tanti uomini a saltare aiuta in queste situazioni. Eh sì, naturalmente. Parolo. Lorenzo Insigne riesce a rubargli il pallone. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Balotelli è oggetto di attenzioni indesiderate, lo marcano molto stretto. È normale che lo tengano d'occhio con attenzione, li ha già puniti in precedenza, è un vero opportunista, gli basta una sola palla buona per far male. Il portiere la calcia lontano, palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Griezmann allarga il gioco a destra. Gioca una palla lunga. Lorenzo Insigne. Questa palla è per lui. Giroud. È davvero una bella serie di passaggi questa. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Allontana il pericolo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Titi era ben posizionato e ha intercettato il pallone. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Griezmann con il lancio sulla fascia. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Umtiti di forza. Pogba. C'è la palla lunga, in avanti. Thauvin. Spinge sulla fascia destra. E passa. Numero. De Sciglio con il lancio in avanti. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Cross di Lorenzo Insigne. Bernardeschi.
è mancata un po' di precisione. La Francia deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Jorginho. Pogba la mette in mezzo. Palla giocata alta sulla fascia. Ottima giocata. Può colpire. Prova a verticalizzare. Bell'anticipo, pericolo sventato. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Lungo passaggio in avanti. Umtiti. Giroud. Bernardeschi prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Giroud con il cross dalla tre quarti. Ecco Griezmann. Tackle duro ma efficace. Griezmann non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Ha la possibilità di andare verso la porta. Jorginho. Umtiti legge bene l'azione, blocca il pallone. Bella azione sulla corsia di sinistra. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Murato dalla barriera. Prova il tiro al volo, non trova la porta. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Rafael Varane. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Sulla destra, ha spazio sulla fascia, può calciare a rete, si libera la grande. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale, e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Giroud. Ecco Bernardeschi. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Insigne. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Vicino al difensore che è già ammonito. Eccolo qua, secondo cartellino, espulsione. Davvero un rischio enorme quello che si è preso il difensore. A giudicare da quanto abbiamo visto però c'è ben poco da protestare. L'Italia dovrà affrontare il resto della partita in 10.
appuntiti. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Numero! Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Griezmann. La palla esce dal campo, sarà rimessa per il portiere. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. Fekir. Parolo, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Prova a tirare. Di testa e c'è il gol della Francia. E questo probabilmente chiude ogni discorso. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Trova il compagno in ottima posizione. Ci mette una pezza. Candreva la gioca all'indietro. Un gol d'antologia! Che gol pazzesco! Sembrava finita e invece l'hanno ripresa per i capelli. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene.
Situazione di parità perfetta e siamo ormai nel finale di gara. Griezmann, Umtiti, tocco morbido, prova ad allargare sulla fascia ma con scarsi risultati. Bernardeschi, Umtiti, ha fatto buona guardia. Giroud si allunga e trova la palla. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro. Diamogli aria a questi cartellini. Balotelli, passaggio sulla destra, palla in out, ci sarà rimessa laterale. Hanno ottenuto un fallo laterale. Balotelli, Bernardeschi. Il recupero è quasi finito, presto arriverà il fischio dell'arbitro. Ecco Bernardeschi, se ne va e trova bene il compagno. Palla che torna nella zona del portiere. Lancio lungo del portiere. C'è la palla lunga, in avanti. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Ottimo il fraseggio. Cerca la profondità, sulla fascia. Fekir riceve un bel pallone. Ottimo dribbling. Griezmann prova ancora. È stato splendido l'intervento del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio. Bravo. Salta e colpisce di testa e c'è il gol della Francia. Un gol pesantissimo, manca poco, manca pochissimo. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Erano in vantaggio, si sono lasciati raggiungere e superare, come se avessero smesso di lottare su ogni pallone. L'allenatore dovrà lavorare su queste amnesie. Partite così vorresti che non finissero mai. È stato davvero un bello spettacolo, con i giocatori che hanno dato il massimo dal primo all'ultimo minuto. Siamo arrivati ai titoli di coda, grazie a Luca Marchegiani qui a fianco a me e buona prosecuzione di serata.